Continuano i collegamenti con i sindaci del territorio del parco. Oggi ospitiamo in web conference il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, per fare un aggiornamento, ecco, della situazione che riguarda ovviamente il Covid-19, ma anche per parlare di tante altre cose. Tu sei membro dell'ANCI Campania e quindi fai parte anche della task force regionale che vi vede impegnati, insomma, al contrasto di questa brutta pandemia. Ecco, che cosa ci puoi dire? Quali sono le ultime novità? Sappiamo che, insomma, la Regione Campania va verso l'apertura delle scuole il prossimo 24 novembre. Mi riferisco alle scuole per l'infanzia e prime elementari. Anche qui ci sono un po' di pareri discordanti da parte anche di sindaci del Cilento che, insomma, non sono proprio d'accordo con questa decisione, ma anche di famiglie, genitori, insomma. È un po' un cane che si morde la coda. Teniamo le scuole chiuse, apriamo le scuole. Apriamo le scuole e teniamo le scuole chiuse. L'unico modo per assumere una decisione seria rispetto al tema delle scuole è con grande attenzione analizzare quello che succede e prendere delle decisioni. La pandemia ci ha messo di fronte ad un problema enorme, la difficoltà di reperire informazioni e dati consolidati e utili a prendere decisioni. Detto questo, però, dobbiamo trovare delle soluzioni utili alle nostre comunità e soprattutto ai più piccoli che hanno bisogno di portare avanti l'attività scolare. Faccio una considerazione: in questo momento nulla è deciso, l'ordinanza regionale stabilisce altro. Stabilisce esattamente che previa l'attività di screening e quindi anche i risultati che ne derivano dallo screening, si valuterà la possibilità il 24 novembre, ma penso si andrà già verso un allungamento di questo termine, la possibilità di riaprire le scuole dopo che c'è stato questo screening volontario. In quel momento l'unità di crisi valuterà le risultanze dei test sono dello screening che è stato fatto. E suggerirà, anzi, darà parere al Presidente rispetto alle decisioni da prendere. Quindi in questo momento l'agitarsi su scuole chiuse e scuole aperte è assolutamente inutile. Insomma, anche lo dico, vorrei tranquillizzare soprattutto i genitori. In questo momento la Regione Campania ha assunto, a mio avviso, una posizione di grande attenzione alla salute dei propri cittadini e ha deciso, prima di prendere delle decisioni, verifichiamo quali sono le condizioni sulle quali dobbiamo assumere provvedimenti. Detto questo, poi ci sono una serie di considerazioni utili sulle scuole. Le scuole sono oramai, in modo acclarato, rappresentano il moltiplicatore del contagio, non sono il posto nel quale ci si contagia per primi. È un posto nel quale, dove arrivano dei positivi, per l'attività naturale che c'è all'interno delle scuole, si moltiplicano i contagi. Ciò vuol dire che i nostri bambini magari possono andare a scuola ed essere negativi, ma magari i genitori di un altro bambino che è negativo possono prendere il Covid e portarlo nelle aule. Questo è il senso. Per cui lì poi ci sarebbe la moltiplicazione del contagio tra i docenti, insomma, per cui va valutata con molta attenzione questa cosa. Ho l'impressione che anche il governo nazionale, nella prossima tornata di analisi dei dati, possa voler assumere dei provvedimenti in questa direzione. Dobbiamo assolutamente avere molta attenzione nel valutare il dato. Detto questo, perché pensiamo di riaprire le scuole? Perché c'è una fascia di bambini che sta soffrendo particolarmente la chiusura delle scuole, che normalmente non viaggia sui mezzi pubblici, metropolitane, autobus, eccetera, ma viene o viaggia sugli autobus dedicati del servizio di trasporto scolastico, vengono portati a scuola dai genitori, che sono quelli dell'infanzia e quelli della prima elementare. Loro hanno un particolare bisogno, devono imparare a scrivere, a leggere, si formano la loro capacità di apprendere è fortemente influenzata dalla presenza a scuola. Per cui abbiamo voluto valutare questa possibilità attraverso una consultazione anche dei sindacati della scuola, del personale docente, non docente, dei dirigenti scolastici che propendono e propendevano per questa soluzione. Quindi, a condizione che ci siano dei dati positivi, si può pensare di aprire le scuole.